Il Trevigiano va avanti, siamo a Gressoney base vita, questo è un passaggio nevralgico, siamo al 200° chilometro, si dice di fatti così che qui comandano le donne, in effetti vediamo soltanto donne, un maschio messo in disparte, se ne va pure, insomma i maschi scappano via. No, dai. A una di voi tre, De Fabiani l'ho già presa, quindi... Sì, scappano tutti, siamo cattive. Siete tremende, dicono sì, qui. Molto. Ma qual è il capo banda? Là. Banda è la così Cristiano. La così quella lì con i capelli corti, allora andiamo, dicono che siete tremende, vedi i maschi tremende. Che scappano via qua e siamo, questa è una base prevalentemente di donne, cioè ci sono anche parecchi ragazzi, parecchi giovani, però sull'attenti comandiamo noi da 7 anni, si comportano bene così, sì, sono abbastanza obbedienti. Ecco pregi difetti dei due che vediamo lì. Uno è troppo alto e uno, vabbè, lo conosco poco, quindi ha solo pregi. sono quantomeno possibiliste. Sì, direi di sì. Da dove che vieni? Alessandria. E sei qui per il tour? Sì, sono venuto apposta. Anziché seguirlo sui social, su internet, ho detto quest'anno vado a vederlo dentro. Che esperienza ti porterai dentro? Ah, è un'esperienza particolare perché vedi gente di qualunque paese, con qualunque caratteristica, qualunque esigenza, quindi dobbiamo cercare di assecondarli per quel poco che riusciamo a fare. Ecco, la richiesta più strana a cui hai fatto fronte in qualche modo? Ma no, non direi, no, cose strane no, le cose ordinarie, il fisioterapista piuttosto che dov'è la doccia, ma cose strane no. L'emozione più grande? Beh, vederli arrivare contenti di aver raggiunto comunque un traguardo. È un traguardo parziale, ma per loro è comunque un traguardo. Grazie a te, questa è dunque la base vita di Gressoney, dove comandano le donne, dove scherzi a parte c'è una grande accoglienza. Siamo... Eh sì, questo è un dato di fatto. Stanotte eravamo da sole, eh? Cioè stanotte eravamo veramente da sole io e lei, vabbè c'era anche Amando, però no, è bello, eh. Le emozioni che si provano in questa gara, secondo me. Domanda che non si dovrebbe fare, te la faccio, ma avete eletto il Mister Trevigiano 2016? Assolutamente sì, per noi è Davide Branca, che è un concorrente, lui cammina con le scope più o meno, però ci sta credendo tantissimo, il suo motto è positività e quindi noi siamo molto contenti che lui lo stia facendo, sta benissimo. Ma il più bello del Tokyo è? Secondo me è sempre Oscar Perez, vabbè dai, diciamocelo, adesso siamo qua a difendere le amicizie, ma Oscar è veramente un bonazzo esagerato. Gentile, cordiale, con uno spirito stupendo. Oh, ma è sposato, eh? Ma abbiamo fatto i complimenti alla moglie, il vero idolo del Toro è la moglie che se l'è sposato, abbiamo deciso, decretato che è lei. Ma diciamolo pure, siete al Toro solo per vedere tanti maschi che passano. Certo, maschi disfatti. Quindi rottamabili. Che si dice? Che stiamo bene, noi.